Buonasera e benvenuti su Rete Cerimele. Quest'anno vi terremo compagnia con i nostri video commenti sulla giornata fantacalcistica. Cominciamo dalla prima partita. Sballetto Monster 1-1. Pareggio insperato per il quasi esordiente Fausto Musca in casa della Sballetto. Flamini e Adriano, entrati a partita in corso, salvano i Monster dal primo senza voto stagionale. In panchina 8 calciatori su 9 non hanno preso punteggio. Punticino strappato tra l'altro in extremis grazie al gol di Ronaldinho nel derby serale della Madonnina. Fin qui tutto normale, ma c'è da strabuzzare gli occhi se si pensa che il Gaucho ha segnato il suo primo gol italiano di testa e soprattutto se si considera il fatto che un simbolo milanista ha regalato il pareggio ad uno sfegatato tifoso interista che domenica, davanti al suo bel plasma, non sapeva come camuffare l'imbarazzante sensazione di conflitto interiore tra la goduria per il gol del suo gioiello e la rabbia per la sconfitta della sua squadra del cuore. Stranezze del fantacalcio. Sballetto, dal canto suo, schierava un attacco atomico sulla carta. Mutu, Milito, Amoruso, ma che ha prodotto alla fine soltanto un gol. Che ha prodotto alla fine soltanto un gol con il vecchio. Siamo alle prime armi, questa è una prima prova, quindi consideratela per quello che va. Mutu. Allora, Mutu, Milito e Amoruso. Chi è Amoruso? Amoruso è un attacco atomico che ha prodotto che ha prodotto alla fine soltanto un gol con il vecchietto Amoruso. Che cazzo ride la dietro? Proprio per cortesia, portatevi questa donna via. Allora, soltanto un gol con il vecchietto Amoruso, che non si rassegna ancora all'idea di dover prendere la pensione di qui a breve. L'altro attempatello di Mister Sorrentino, Clarence Seedorf, sembrava quello della PlayStation e dimostra ancora una volta la bontà del motto gallina vecchia fa buon brodo. Se solo il Puffo Verde avesse avuto maggiore fiducia nel Napoli ed avesse impiegato Arnold Gargano contro il Bologna, avrebbe vinto la partita, ma forse non l'avrebbe meritato del tutto. Galaxy San Ciro di Portici, 2-1. Possibile che uno come Zarate lo conoscevano solo Lotito e Di Gangi? Scherzi a parte, il ragazzo sembra un fenomeno. Corsa, dribbling e tiro. E pensare che fino all'anno scorso giocava negli Emirati Arabi. Grande acquisto quindi per Galaxy, che ha investito la maggior parte delle sue risorse sul giovane argentino, fortemente voluto dal presidente Marigliano. Gli è bastata una sola giornata per diventare capocannoniere ed assieme a Pato forma una freschissima coppia d'attacco che siamo certi darà fastidio a molti. Una menzione merita Nonno Maldini, che come i già citati Seedorf ed Amoruso per una notte ha dimenticato di avere quasi 40 anni. O nonno. Debutto amarissimo invece per San Ciro di Portici, o San Ciro di Portici, non tanto per il risultato, una sconfitta di misura non fa certo scalpore, quanto piuttosto per la quasi totale mediocrità, almeno ai nastri di partenza, di una squadra in cui il pagatissimo Kakà sembra predicare nel deserto. A nostro modesto modo di vedere, il presidente Giammetti, considerato il fatto che aveva un budget certamente superiore agli altri e c'erano almeno una ventina di fuoriclasse tra cui poter scegliere, avrebbe potuto fare qualcosa di meglio che assicurarsi le prestazioni dei soli Calaiò e Floccari in attacco. Ci perdoni, ma riteniamo che l'inesperienza e l'emozione della prima volta in questo caso abbiano svolto un ruolo determinante. Eccezionale Alvaruccio, 2-1. Un attacco strepitoso, Girardino e Natale non hanno certo bisogno di essere incensati più di quanto non lo siano già. Un centrocampo solidissimo, Iller e Ledesma sono due fuoriclasse, ed un fantastico Giacomazzo, direi, altro che Giacomazzi, è entrato al posto di Bresciano e decisivo ai fini della vittoria, vero Fiore? Hanno permesso agli eccezionali di brindare i primi tre punti della stagione. Sinceramente crediamo che con una squadra così quest'anno potranno togliersi non pochi sfizi. Sinceramente, già ho detto, unica nota stonata, anzi stonatissima, è il 4 a Quaresma, pupillo di quell'antipatico di Mourinho
che l'ha lasciato in campo per tutto il match, nonostante stesse giocando il suo primo derby di Milano, davvero maluccio. Boh. A proposito di derby, consentiteci una brevissima digressione. Ci chiediamo se quei due geni, Di Maroni e Tosel, prendano provvedimenti per i 4-5 petardi fatti esplodere domenica a San Siro. Se giustizia ci deve essere uguale per tutti. Non crediamo che l'evento sia sfuggito sia all'arbitro che al quarto uomo. Perciò auspichiamo che non ci si azzardi a considerare il Napoli, Napoli e i napoletani l'unico capro espiatorio di questa ridicola situazione. Tornando a ciò per cui si dibatte, segnaliamo per l'Albaruccio il primo gol di Denis, il primo di una lunga serie, speriamo tutti. È una prestazione del complesso sufficiente, ma che non porta punti in casa Verde Oro. Si stende una sigaretta, non lo accendi, non te sai. Grazie. Ludim Zaza 1-0. Ben tre scudetti in campo in questa nobile sfida, che la passata stagione del classico testa coda tra la prima Zaza e l'ultima New Team. Quest'anno il presidente Mazzarovic ha cambiato nuovamente allenatore, affidandosi alla sapienza tattica del cugino Mariano. A primo impatto il cambio sulla panchina sembra aver dato nuova linfa e maggiore equilibrio ad un team che vorrebbe ripercorrere i fasti dell'epoca cecesca. Staremo a vedere. Riguardo al Real Zaza invece, ci chiediamo come abbia fatto Scognamiglio a prendere l'unico senza voto di giornata. Cioè, con le nuove regole sulle sostituzioni, con ben 4 sicuri titolari della difesa lasciati marcire in tribuna, era davvero un'impresa difficile. Complimenti, ci è riuscito. Ma come si fa a mettere un unico difensore in panchina, Gamberini, per giunta notoriamente infortunato? Ci pare proprio il caso che il nostro caro parente debba studiare un tantino più approfonditamente le nuove norme, se vorrà calare il tris e vincere anche quest'anno. La rosa sembra competitiva e il tempo è dalla sua parte. Coraggio. Non mi vedo più la sigaretta. Mandrake Sakurambo 1-2. Un'impalpabile acqua fresca rovina la festa al presidente Ricci, che voci di corridoio riferiscono adiratissimo da Düsseldorf, dove si trova per motivi di lavoro, soprattutto per aver perso sul suo campo il temutissimo Mandragon. Vanificate le ottime prestazioni di un gigante Julio Cesar, un correttissimo Brienza ed un rampante Paolucci. Ne approfitta con grande furbizia e sagacia tattica Mister Mosca, che visti i forfè dei gioielli Giovinco e Vitale, non si dà per vinto, passando da un robusto 3-5-2 ad uno più spregiudicato, un più spregiudicato 3-4-3 a partita in corso. L'ingresso di Gezal, anche se mediocre, gli ha permesso di aggiudicarsi l'intero posto in palio e di essere l'unica squadra vincitrice in trasferta in questa prima giornata di campionato. Quagliarella e Pepe hanno sopperito infine all'assenza di due mostri sacri, come Lavezzi e Rosì. Immaginiamo che quindi tutto il team della Sakurambo sia raggiante, vero? Ciccio Gigi, Punta Quinte, 2-2. Presentata come la sfida tra il Pibe de Bari, Cassano, e quello di Lecce, Miccoli, definizione tra l'altro azzeccatissima data la storica rivalità che divide le due città pugliesi, così come quella altrettanto datata che separa Bianco e Perro, la partita non ha tradito le attese. Brillante pareggio e buone prestazioni per entrambi i team. Conferme per Cambiasso, il miglior interista del derby, Pandev, cinico come non mai, e Miccoli, appunto, autore di un gol spettacolare proprio contro quella squadra che per varie stagioni l'aveva tenuto tra le sue fila, coccolandolo e proteggendolo nonostante i numerosi infortuni e le deludenti prestazioni. Bella gratitudine per quest'ex dal fantastico sopracciglio. Deludono invece Ibrahimovic e Camoranesi, le due conferme di Mister Perna più attese. Sorprende infine molto positivamente quell'Edesma, omonimo del più famoso calciatore della Lazio, che ha preso in mano il centrocampo catanese, ed ha regalato a Ciccio Gigi un pareggio casalingo che, poiché ottenuto grazie al bonus casalingo, non ci sembra, a dire il vero, tanto meritato. Ma d'altronde cosa ci si poteva mai aspettare dall'eterno duello Gastone-Paperino? Gli ultras biancazzurri a fine partita espongono lo stendardo che da tempo portano in giro su tutti i campi del fantacerimello. Gastone infame, Cunta libero. Arrivederci, buonasera. Manamana. Manamana.